Ciao ragazzi e benvenuti nell'Ovest Proibito, Forbidden West, l'attesissimo seguito di Horizon Zero Dawn, uno dei titoli più belli usciti per PlayStation 4 e da poco disponibile anche per PC. E Horizon Forbidden West è a ragione uno dei giochi più attesi dell'anno. È in uscita sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5 il 18 febbraio e in questo video parleremo della versione per PlayStation 5, di cui abbiamo catturato delle sequenze di gioco in 4K e soprattutto in HDR. Quindi vi consigliamo assolutamente di guardarlo in HDR se possibile. In questo video non ci occuperemo, ve lo dico subito, della storia, quindi non abbiate paura di spoiler, ma ci concentreremo sostanzialmente sulla parte grafica e di qual è la resa su TV 4K HDR di questo gioco. Confronteremo le due modalità grafiche in particolare che il gioco ci mette a disposizione. Partiamo però dai caricamenti, siamo nel menu introduttivo, perché è uno dei primi miglioramenti rispetto al primo capitolo. Chi ha giocato Horizon Zero Dawn su PlayStation 4 ricorderà i lunghi tempi di caricamento dei salvataggi. Ebbene, con Forbidden West su PlayStation 5 e il suo sistema di storage ultra veloce, questi portano via davvero una manciata di secondi, circa una decina di secondi. E in realtà sono gli unici caricamenti di cui avremo percezione durante il nostro gioco, visto che muovendosi nel mondo non si avvertono pause di alcun tipo, cosa che in realtà già accadeva con il primo capitolo, ma che qui è evidenziata appunto dai ridotti tempi di caricamento. Forbidden West ha due modalità grafiche, quella predefinita che dà la priorità alla risoluzione con rendering in 4K e un frame rate target di 30 fotogrammi al secondo e una modalità performance che predilige invece il frame rate, quindi abbassando la risoluzione di rendering a 1800p in questo caso per centrare una frequenza target di 60 fotogrammi al secondo. Entrambe le modalità, ci ha confermato Sony, utilizzano in realtà una risoluzione dinamica che consente di mantenere il frame rate target in ogni situazione, abbassando la risoluzione quando serve appunto per mantenere e privilegiare il frame rate. Le immagini che avete visto nell'introduzione e che vedete ora sono catturate nella modalità ad alta risoluzione. Diciamo subito che la grafica di Forbidden West è semplicemente spettacolare. Il team di Guerrilla Games ha preso tutto il buono del primo capitolo e l'hanno migliorato in ogni aspetto, a cominciare dai modelli 3D dei personaggi e dalle texture che sono ad altissima risoluzione. Qui possiamo vedere il dettaglio, ad esempio, della roccia su cui ci troviamo in questo momento, ma anche della protagonista Aloy. I modelli dei personaggi e delle macchine sono ricchissimi di dettagli e qui possiamo vedere, ad esempio, il lavoro fatto sui costumi, con i singoli tessuti che vengono perfettamente caratterizzati, oltre a tutti i dettagli della pelle, dei capelli e dell'attrezzatura del protagonista. Uno degli aspetti più criticati di Horizon Zero Dawn erano le sezioni di dialogo, e in Forbidden West queste sono state decisamente migliorate grazie a modelli 3D più dettagliati e alle texture ad alta risoluzione che mostrano ogni dettaglio della pelle e dei costumi. In alcune scene si riesce addirittura a scorgere la peluria della pelle in controluce, dando una notevole sensazione di realismo. Non tutto è però perfettamente riuscito, con i personaggi che spesso hanno dei movimenti poco naturali, con gli sguardi che raramente si incrociano e Aloy che spesso guarda apparentemente troppo in alto senza alcun reale motivo, quasi imbambolata. Comunque un netto passo in avanti rispetto alle sequenze di dialogo del primo capitolo. Dove Horizon Forbidden West eccelle veramente però nella restituzione degli ambienti che sono estremamente vari e soprattutto densi. Qui vediamo una piccola area in cui ci troviamo al momento. Nei primi minuti di gioco si rimane quasi sopraffatti della quantità di dettagli con cui veniamo bombardati letteralmente. Stiamo parlando della vegetazione, molto più fitta e dinamica rispetto al primo capitolo. Il tutto arricchito da effetti atmosferici, dal pulviscolo nell'aria, dagli insetti. L'acqua in particolare è stata resa con grande realismo e migliorata rispetto al primo capitolo. Guardate ad esempio l'effetto della superficie dell'acqua, non solo le increspature delle onde prodotte dal nostro personaggio, ma anche le gocce d'acqua che cadono dagli alberi, la vegetazione sotto il pelo dell'acqua che si muove in modo molto naturale e poi il modo in cui la luce viene riflessa in modo molto realistico. E poi ci sono anche queste micro increspature della superficie dovute alla brezza, molto molto realistiche. Parlando di riflessi, Sony ci ha confermato che in realtà Horizon Forbidden West non utilizza tecniche di ray tracing e non sfrutta l'accelerazione hardware per il ray tracing della PlayStation 5, ma i riflessi sui corpi d'acqua sono ugualmente realistici, dettagliati e contribuiscono in modo determinante alla spettacolarità del mondo che ci circonda.
Altro effetto spettacolare è come la luce colpisce l'acqua si riflette sul fondale, un effetto sicuramente simulato e quindi non calcolato in tempo reale, ma molto realistico e che rende ancora più spettacolare e credibile il mondo di Horizon in cui ci andiamo a immergere. Qui lo vediamo in questa specie di terreno alluvionato, la storia qui parla di una frana che ha fatto trasondare un lago. Ma con i corpi d'acqua più grandi è ancora più spettacolare questo effetto, specie con i laghi di grossa dimensione e il mare. La luce in particolare poi è bellissima e gioca un ruolo determinante nella riuscita grafica di Horizon Forbidden West. Qui siamo al tramonto con il sole basso, ci sono tinte rosse molto forti, le ombre che si allungano e il tutto reso ancora più seducente dal formato HDR. La stessa erba alta e rossa che già fungeva da nascondiglio in Horizon Zero Dawn, in Forbidden West è ancora più fitta e realistica, contraddistinta da un ondeggiare continuo delle frasche, mentre tutto intorno abbiamo il pulviscolo e insetti che, come si può vedere, svolazzano in giro. Le macchine, dicevamo, sono anch'esse molto più dettagliate e avvicinandoci ad esse possiamo scorgere ogni minimo particolare dei loro componenti e dettagli, dettagli che prima era impossibile scorgere nel primo capitolo. Anche in questo caso l'HDR dà sicuramente una marcia in più all'immagine, facendo spiccare maggiormente gli effetti di luce artificiali prodotti dalle macchine, per non parlare del lens flare e delle luci molto abbaglianti durante i combattimenti. Come in Zero Dawn, anche in Forbidden West è fondamentale conoscere le macchine e ancora di più imparare a selezionare quali componenti staccare dal corpo prima della distruzione. Perché in Forbidden West questi servono per ragionare armi, armature e molte materie prime sono ottenibili solo staccandoli dalle macchine. Durante l'azione il frame rate regge, permettendo al giocatore di concentrarsi sul combattimento e comunque di lasciarsi coinvolgere da un ambiente assolutamente immersivo. Per passare da una modalità grafica all'altra basta entrare nel menu delle impostazioni e il cambio avviene senza la necessità di dover uscire o ricaricare il gioco. Ciò consente di cambiare modalità grafica quasi istantaneamente, essenzialmente. Il passaggio a modalità performance è accompagnato da un evidente incremento della fluidità dell'immagine, il passaggio a 60 fps è sicuramente netto e naturalmente agevola i combattimenti permettendo di essere molto più precisi in un'azione. Anche in questo caso il frame rate regge senza problemi nei momenti più concitati, anche quando si combatte, come in questo caso, contro più macchine contemporaneamente. C'è naturalmente un calo di risoluzione, ma l'effetto su qualità complessiva è inferiore a quello che si potrebbe aspettare. La densità degli elementi che caratterizzano l'ambiente rimane infatti invariata, la vegetazione rimane fitta e dinamica, l'atmosfera sembra molto viva, l'acqua è caratterizzata da effetti realistici. Cala in modo sensibile il dettaglio sullo sfondo, la profondità del rendering quindi, si scorgono sugli elementi in secondo piano effetti di alias molto più pronunciati, ma le rinunce per avere un frame rate stabile a 60 fotogrammi al secondo non sono poi molte dopo tutto. Come in Zero Dawn possiamo vedere, Forbidden West ha un suo ciclo giorno-notte e nelle scene scure forse si nota bene come è cambiato il dettaglio passando alla modalità performance. Rivisitando lo stesso luogo con la luce del sole è possibile forse vedere meglio come la resa rimanga di altissimo livello, ma come anche la ridotta risoluzione sia comunque visibile nelle texture e nel livello di dettaglio degli elementi a noi più lontani. L'aspetto più interessante resta comunque che anche in modalità performance a 60 fotogrammi al secondo il livello di dettaglio rimane di altissimo livello. La grafica è meno rifinita a livello di resa del particolare più spinto, ma tutti gli elementi che rendono affascinante il mondo di Forbidden West rimangono praticamente inalterati, compresi gli effetti di illuminazione che danno quella marcia in più alla grafica di questo videogioco. Ciò nonostante, personalmente abbiamo preferito la modalità a proprietà di soluzione, che soprattutto su un TV 4K permette di apprezzare in modo sensibile il maggiore livello di dettaglio di tutti i particolari, con un colpo d'occhio senza dubbio straordinario. La facilità con cui è possibile passare da una modalità all'altra permette comunque di cambiare qualità grafica in base anche ai momenti di gioco, passando magari ai 60 fotogrammi al secondo solo per le battaglie più complesse e godendosi l'alta risoluzione in tutte le altre circostanze per ammirare la beltà del mondo creato dagli sviluppatori. Altra novità introdotta con Forbidden West riguarda poi l'esplorazione sottomarina. Tutti i corpi d'acqua, e nella mappa ce ne sono anche di molto vasti, acquistano una dimensione in più, con tanto di caverne e passaggi nascosti, sottomarini e tutti da esplorare.
Anche sott'acqua la resa grafica è ineccepibile, con dettagli come pulvisco in sospensione, i pesci, la vegetazione mossa dalla corrente e poi gli effetti di illuminazione quando si guarda dal basso verso l'alto il pelo dell'acqua. In conclusione, Horizon Forbidden West è un vero e proprio spettacolo per gli occhi e anche per l'orecchio, a dire il vero. Risoluzione elevatissima, frame rate costante in entrambe le modalità, almeno nella parte di gioco che abbiamo esplorato fin qui, circa un quarto della mappa, ok croce, con ambienti vari e davvero ricchissimi di dettagli, una densità di particolari che nei primi momenti di gioco è quasi abbagliante. Un gioco molto più profondo, anche libero di meccanica di combattimento e di crescita del personaggio, oltre che di trama, aspetti di cui non ci siamo occupati in questo video dove abbiamo visto solo la qualità grafica. Un gioco che è prima di tutto un vero e proprio spettacolo visivo, anche solo da esplorare nella sua vastità. Horizon Forbidden West, ricordiamo, è in uscita il 18 febbraio, anche per PlayStation 4 e ovviamente PlayStation 4 Pro, e poi per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsene una per PlayStation 5.